Se con il tuo partner, fidanzata o marito, vi trovate di fronte a un problema che dura da un certo tempo e che non state riuscendo a superare da soli, potete rivolgervi a un terapeuta per un consulto preliminare, per sapere innanzitutto che tipo di percorso può essere più adatto a voi. Ad esempio, quando è consigliabile una consulenza o terapia di coppia e quando invece è più adatta quella individuale? Possono essere varie le ragioni che spingono una coppia a cercare aiuto. Una crisi nella relazione, la nascita di un figlio, un lutto, un tradimento, un cambio nella sede di lavoro. Non solo difficoltà, quindi, ma anche opportunità, che però possono trasformarsi in problema. Quando, ad esempio, a uno di voi due hanno fatto una proposta di lavoro molto vantaggiosa economicamente, ma che però comporta il trasferirsi all'estero. La contesa allora si giocherà verosimilmente con quello dei due che dovrebbe trasferirsi a cercare di convincere l'altro a seguirlo. E l'altro, dal canto suo, cercherà di fare l'opposto, cioè convincere l'altro a non andarsene. Un altro esempio sono le difficoltà di comunicazione. Questo è un vero classico. Spesso non ci si rende conto di quanto una parola fuori posto, o meglio, una parola che non tiene debitamente conto del punto di vista dell'altro, possa creare incomprensioni. E accumulandosi, le incomprensioni creano distanza. Le parole sono pallottole, diceva Václavik. Con le parole è possibile erigere ponti, ma anche distruggerli. Andando avanti con i classici, il tradimento. Uno dei due ha tradito l'altro, e magari l'altro ha tradito a sua volta, per vendetta, per non sentirsi da meno, per pareggiare i conti. E ora avete difficoltà a riconoscervi per ciò che eravate. L'ideale di fedeltà e purezza che ti eri costruito nel tempo del tuo partner è rimasto intaccato, e adesso non riesci più a dare fiducia. In tutti questi casi può trattarsi di differenze, rischi od opportunità, ma quasi sempre c'è un elemento in comune. Uno dei due cerca di cambiare l'altro. Vuoi che sia l'altro ad adattarsi alla tua visione del mondo, perché ti sembra più facile, per pigrizia o per principio, perché lo trovi più giusto. Tu devi adattarti a quello che ho in testa io, non io a te. E così potrebbe venirti voglia di ricorrere a una terapia o consulenza di coppia per fare squadra con il terapeuta e cercare di convincerlo della necessità di cambiare l'altro. Oltretutto, uno dei vantaggi della consulenza o terapia di coppia è che quando fallisce puoi darne la colpa al terapeuta. Eravamo in crisi, siamo andati in terapia, ma non ha funzionato. La terapia di coppia può essere più complessa di una individuale, ma può essere anche più semplice. In alcuni casi può essere complicata da un disturbo psicologico o dalla malattia di uno dei due. E allora può essere raccomandabile optare prima per un percorso individuale, per risolvere o migliorare prima il problema personale e solo dopo verificare se esiste ancora la necessità di consultazioni in coppia. E anche quando uno dei due non è disponibile o accessibile per un intervento di coppia, l'unica alternativa percorribile può essere quella individuale. In ogni caso, la sequenza corretta è fare prima un consulto iniziale di valutazione insieme al terapeuta, il quale, sentendo le rispettive posizioni e la descrizione del problema, potrà consigliare se sia più opportuno iniziare a lavorare in forma congiunta oppure individuale. A volte le consultazioni di coppia non sono necessarie e potrà bastare che uno solo dei due si rechi in terapia. Oppure entrambi potrebbero averne bisogno, cioè è consigliabile che entrambi seguano dei percorsi individuali per arrivare a superare dei problemi che si manifestano però nella relazione. A questo proposito, una precisazione. Diversi orientamenti terapeutici raccomandano che in questo specifico caso i due si rivolgano a terapeuti diversi. Questo però non è vero per il terapeuta strategico, che grazie alla flessibilità del setting può tranquillamente prendere in carico entrambi. Ma anche in caso di terapia congiunta, cioè di coppia, il terapeuta può scegliere di convocare a volte l'uno, a volte l'altro, in separata sede, a seconda delle necessità. Il semplice fatto di essere convocati dal terapeuta può avere un effetto sui risultati, a volte persino quando decide di non aderire alla convocazione, cioè di non presentarsi. Un'altra precisazione importante è che l'obiettivo di una terapia di coppia, definita come tale, è in generale diverso da quello di un percorso individuale. Per definizione, terapia di coppia significa salvaguardare l'interesse della coppia, cioè farla restare insieme e possibilmente meglio, a meno del caso eccezionale in cui l'obiettivo prefissato sia esplicitamente quello, attraverso consultazioni, di aiutare e di arrivare a una separazione, il più possibile senza scossoni.
Invece, se l'intervento non è di coppia ma individuale, il compito del terapeuta diventa primariamente quello di salvaguardare l'interesse e il benessere dell'individuo. Quello della coppia viene ovviamente tenuto in conto, dato che il terapeuta è sempre responsabile e attento all'ecologia personale di chi si rivolge a lui, ma può diventare secondario. Questo deve essere fatto presente dal terapeuta nella famosa consultazione iniziale, che lo spiegherà con chiarezza ai due partner. Quando il terapeuta ravvisa l'opportunità di una terapia di coppia, ma uno dei due si dichiara non disponibile a partecipare, è possibile iniziare comunque, facendo dei consulti solo con l'altra persona. Nell'approccio strategico esistono modi per persuadere indirettamente a partecipare e a favorire l'adesione terapeutica nel partner riluttante attraverso quello disponibile. Inoltre, vedere che quello dei due che si è prestato alle consultazioni sta migliorando, e anche in breve tempo, può essere il miglior incentivo per convincere l'altro a ripensarci, senza neanche bisogno di insistere. Perché, ricordando il solito Pascal, le persone si persuadono di più e meglio quando si persuadono da sole.